Dall'anno scorso c'è stata questa apertura dei criteri da parte dell'AIFA, dopo una quantificazione di circa 240.000 pazienti da trattare in 3 anni. Infatti l'obiettivo dell'Agenzia del Farmaco e dell'ex ministro era quello di eradicare il virus dell'epatite C in 3 anni, quindi curare queste 240.000 persone. Nelle ultime settimane abbiamo 1.100-1.200 persone in cura nuove, e attualmente siamo arrivati addirittura in 3 anni e mezzo a 140.000 persone in cura, la maggior parte sono guariti, perché oggigiorno si guarisce in 8-12 settimane. 80.000 pazienti rientra in questo piano di eradicazione che ha lanciato l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco e il Ministro Lorenzin. Si può arrivare? Non si può arrivare a queste 80.000 persone? È stata una scommessa. L'anno scorso, da quando hanno aperto, diciamo, siamo arrivati intorno ai 60.000. Noi che monitoriamo questi dati abbiamo visto che se a settimana si riescono a prendere in carico 1.700 persone, riusciamo a raggiungere una quota di circa 6.600 persone al mese, quota che può permettere il raggiungimento dell'obiettivo delle 80.000 persone. Per raggiungere questi 80.000, oggigiorno, dove abbiamo un calo, ripeto, del 35% di presa in carico nelle ultime settimane, c'è bisogno di dei percorsi che facilitino dal territorio all'ospedale la presa in carico dei pazienti che sono nei vari setting ancora lì, che sono in attesa della cura.